Chiama l'elicottero. Chiama l'elicottero. Calmati, per favore. Penserò io a tutto, d'accordo? Non preoccuparti. Per quanto tempo ha dormito? L'elicottero è già arrivato. Va tutto bene. Ho sistemato tutto. Ho fatto qualche telefonata in giro per trovarti un lavoro. In Canada. Praticamente è Los Angeles. Questa è la cifra che ho trasferito sul tuo conto. Puoi farci quello che ti pare. Jen, ora hai la possibilità di cambiare la tua vita. Di realizzare i tuoi sogni. Io voglio tornare subito a casa. Chiama quel cazzo di tesoro, elicottero! Tesoro, coraggio, non fare la bambina. Lo sai che non è possibile. Se mi ami, pensa a me. D'accordo, hanno fatto un bel casino. Ma tu sei bella, troppo bella, è difficilissimo resisterti. Avanti, Jen, ora verranno a chiederti scusa e così risolveremo la questione. Chiama subito quel cazzo di elicottero, io chiamo tua moglie e le dico tutto. Puttanella, che cazzo ti credi di essere? Come cazzo ti permetti di minacciarmi? Non parlare mai più di mia moglie. Non azzardarti a pronunciare il suo nome. Ferma! Jen, guardami! Scusami per quello schiaffo. Non volevo farti del male, sono solo molto stressato. Ti domando scusa, ho perso il controllo. Dammi il tuo cellulare. Dammi quel cazzo di cellulare! Eccolo! Chiamo l'elicottero, così la facciamo finita. Questo è un grandissimo casino. Salve, Roberto, sono Richard, come sta? Io benissimo, grazie. Eravamo d'accordo che veniva a prenderci alle 2:30. Sì, in realtà vorremmo anticipare. Sì, appena possibile. Perfetto. Ok, grazie. Sarà qui fra una trentina di minuti. D'accordo. Avrebbe potuto mandarci in galera, tutti e tre, per 15 anni. Quindi adesso farete quello che vi dico io. Ce ne andiamo a caccia come previsto, ma facciamo una deviazione per rimediare a questo casino. E portiamo a casa i nostri trofei come ogni anno. Non facciamo niente che sembri sospetto. E andrà tutto bene.
Capito? Capito?